Ora vi parlo in maniera più dettagliata di come funziona il cash out in termini di tempistiche, visto che alcuni utenti non hanno ben chiaro il suo funzionamento. Quando voi effettuate il cash out, come prima cosa vi viene restituito l'importo giocato. Ad esempio, c'è l'utente Salvatore che mi chiede: ho fatto un cash out sullo 02 del Milan, ma mi ha accreditato solo l'importo che ho scommesso. Come mai? Funziona così. In primo luogo, il sistema vi restituisce l'importo scommesso. Quindi, se si è scommesso, per esempio, sul Milan 10 euro a quota 2, in quel momento Salvatore sta vincendo 8 euro potenziali di profitto, quindi diciamo 18 totali. Che cosa succede? 10, quindi l'importo giocato, vi viene subito restituito. Gli 8 euro 20, quindi quando voi fate cash out vedrete che avrete 8 euro sopra e 8 euro sotto, quindi quando fate il cash out c'è una sorta di equilibrio della scommessa. Io lo chiamo cash out equilibrato perché l'importo vinto è identico sia nel caso negativo sia nel caso positivo. Questo importo viene restituito alla fine della partita. Quindi Salvatore, tu avrai visto che oltre all'importo giocato, l'importo vinto ti è stato restituito subito dopo la partita. Da notare che, allora, prima di tutto, il fatto che vi venga restituito subito l'importo giocato è una cosa fantastica che hanno solo le piattaforme betting exchange. Con le scommesse tradizionali questa cosa non ce l'avete, quindi uno ha giocato 10 euro, magari anche solo dopo 20 minuti la vostra squadra su cui avete puntato si porta in vantaggio, voi già potete fare un cash out, o anche solo sull'1-0, quello potete, decidete voi. Però sostanzialmente quando fate cash out subito vi viene restituito l'importo scommesso, quindi nella simulazione prima i 10 euro. Gli altri sono restituiti alla fine e anche in questo caso c'è un vantaggio rispetto alle scommesse tradizionali, perché le scommesse tradizionali spesso vengono, nel gergo tecnico si dice refertate, cioè i soldi vengono dati solo dopo qualche minuto, addirittura a volte ore. Invece con il betting exchange, finita la partita, entro 1-2 minuti già avete sul conto la vincita. Perché non vi viene subito restituito, non viene subito, non sono subito dati gli 8 euro? Perché è proprio il meccanismo del betting exchange. Voi comunque avete posizionato avete una posizione che tra l'altro potete anche modificare. Ad esempio, invece di fare 8 euro 8 euro, potreste anche decidere più avanti di bilanciare in maniera differente la vincita. Magari potreste mettere una vincita maggiore sotto, una vincita maggiore sopra. Questo ne parliamo quando parliamo di come equilibrare le scommesse e nel sito bettingexchange.it è spiegato molto bene.